Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo su House Flipper, signori miei. Il nostro Maullo diventa un architetto, un tuttofare, sì, sistemeremo il mondo, signori miei. Allora, prima di partire col video e con questa eventuale nuova serie, se il gioco vi può piacere, vi ricordo di lasciare like, di commentare, vi ringrazio ovviamente per i like e per i commenti che andrete a lasciare, vi ringrazio per il supporto che darete a questa serie e vi ricordo di seguirvi sia su Instagram che su Maullo, dove mi trovate come Maullo941, comunque i link li trovate in descrizione. Detto questo ragazzuoli, io direi di partire, non perdere tempo. Io sto aprendo per la prima volta il gioco, quindi capiamo assieme come funziona. Facciamo una nuova partita sperando che non mi esploda il computer e vediamo come funziona. Oh, non ha senso acquistare oggetti costosi per interni che non vedrà nessuno tranne me. Ma che stai a dire? Mamma mia, che topaia di casa. Ok ragazzi, ci siamo, benvenuto a House Flipper, questo gioco ti permetterà di acquistare, ristrutturare, arredare e vendere case, che cosa carina. Per il momento però devi accontentarti di questo rudere, che puoi chiamare il tuo ufficio, è dal laptop che è il tuo centro di comando. Ok, chiudi. Che gran bel posticino ragazzoli, che disastro, devo pulire, ma decisamente sì, ma va pulito, che proprio va, gli va dato fuoco direttamente ragazzi, non va pulito. Ma cos'è? Ma è una stanza? Ma è una stanza larga quanto un letto, lunga quanto un letto e c'entra solo un letto qua dentro? Ma di che stiamo a parlare? Oh, c'è un computer però. Cioè, aspettate, fermi tutti. Perché mi hanno messo l'immondizia davanti a casa? Come? Allora. Premi per gettare. Ok. Ah, quindi io clicco e lui li getta automaticamente. Che cosa carina. Se veramente funzionasse così l'immondizia sarebbe una cosa bellissima. Tu la clicchi e sparisce. Che cosa bellissima, ma se io prendo, li posso spostare? No, me li elimina direttamente. Ok, non posso spostare le cose. Cambia strumento, tablet. Aspettate, con questo cambio strumento. Con questo, ah no, c'ho solamente la manina. Per ora c'ho solo una mano, ragazzi. C'ho solamente una mano. E con questo invece apro il tablet. Informazioni, non posso farlo adesso. Ok, non abbiamo un tablet da aprire, ragazzi. Con E apriamo la porta. Salve, buongiorno. Madonna mia, mamma mia, che schifo. Ma chi ci abitava qua dentro? Vale, puliamo tutte cose. Via. Via questo, via questo. Via. Mamma mia, che letto brutto, ragazzi miei. Ma è una topaia, terribile. C'è lo stipetto distrutto. Cosa ci facevano in questa casa? Via. Tieni premuto per sollevare. Ok. E che dovrei farci? Un ruoto oggetto, tieni premuto per tornare alla posizione predefinita. Ok, lo posso buttare questo coso? Come si butta questa informazione? L'oggetto è tornato alla sua posizione preferita. Perfetto, come lo butto questo coso, signori miei? Bene, queste tazze qui che non sono mie le posso... Aspettate, si chiama qua? Prima mi diceva premi E. Ah, ecco, ne apro, perfetto. Con E chiudo. Lo posso chiudere questo? L'ho venduto! Mi sono rimasti piatti, signori, mi sono rimasti piatti. Tengo premuto per sollevare. Lo vorrei buttare. No, li vorrei buttare, signori miei. Buttali a terra. Me li butti? Non è ancora disponibile. Ma li voglio buttare queste cose. Che ci devo fare con una tazza usata da qualcun altro? Me lo butti anche questo, zio? Ti prego. Me lo butti. C'è qualche problema con lo stipetto. Lo possiamo buttare ora che l'abbiamo sistemato? No. Come faccio a eliminare questo? Questo... Non capisco perché non me li fa eliminare, ragazzi. Lo prendo e che ci faccio? Lo porto fuori. Facciamo la cucina all'esterno, raga. Facciamo la cucina all'esterno. Lì non lo posso mettere, qui lo posso mettere. Perfetto. Qualcuno se lo viene a prendere questa cosa e me lo butta da questa zona. Grazie. Allora, tieni premuto per sollevare. Mamma, tieni premuto per sollevare. Ma io le voglio buttare queste cose. Prendi per gettare. Tocca per gettare, ok, tocca per gettare, la chiave inglese, non la possiamo buttare, questi sono tutti strumenti di lavoro, ok, no, sbaglia sempre strumento, tieni premuto per sollevare, me lo chiudi con lo stipetto, no, va bene, questo si può buttare, questo si può buttare, i poster li potremmo sollevare, ok, questo si può sollevare, perfetto, e no, non ci posso dire, mi hanno lasciato... La sporcizia più totale di questo posto e si sono portati il termosifone, raga. Si sono portati il termosifone, dico, ma di che stiamo a parlare? Va bene. E ho paura di entrare in questa stanza.
Buongiorno, salve, mamma, che brutto bagno, che bagno terribile, che bello specchio, che bello specchio. Tengo premuto per sollevarlo, posso mettere dritto? Sì. Ah, quantomeno siamo riusciti a metterlo dritto, almeno ci siamo riusciti. Salve, chiudi questa porta. Che cose terribili. Cosa? Questo non è ancora disponibile, ok. Che posso fare? Niente. Perché mi dici che qua c'è qualcosa di rotto? Ah, forse il gabinetto. Il gabinetto è rotto? No, il gabinetto sembra funzionare. C'è. Che cosa c'è lì dentro? Non c'è acqua, ottimo. Qui è tutto sporco. Si posso pulire in qualche maniera? Porca miseria, mi fate pulire. Non ho ancora disponibile. Ma non posso fare nulla. Vabbè. Siamo messi abbastanza male, signori. Stiamo in una topaia terribile. Però va bene, va bene. Ok. E quindi? Il tuo laptop, il computer portatile ti consiglia di prendere ordini, acquistare case e spostarti da loro. Non puoi ancora permetterti di comprarti una casa, ma a quanto pare è già arrivato il tuo primo ordine dalla casella alla posta. Perfetto! Andiamo a vedere questo primo ordine, signori miei. Posta, salve. Il mio ex mi ha portato via un radiatore. Con quante cose aveva a casa da portarsi, si è esportato un radiatore. L'ha pure dovuto smontare. Ma proprio scemo te lo sei preso. Buongiorno, vorrei affidarlo alla sua ditta. Sono solo io, non c'è nessun altro. I lavori per portare ordine a casa mia. Dalle foto postate su Facepam, so che il mio ex, per vendetta, si è intrufolato nel mio appartamento dentro e ha fatto un bordello pazzesco. Ha portato via un radiatore. Forse manca anche qualcos'altro. La prego di rimettere in ordine alla casa, va bene, ok, andiamo, raga. Accettiamo l'ordine. Due bagni o no? Troppi. Ma che problemi hanno questi? Cioè, questo praticamente è andato a casa dell'ex moglie, gli ha fregato un radiatore, è tornato a casa, lo ha fotografato e l'ha messo su Facecam, che sarebbe una sporta. Ma proprio scemo cosa hai preso? Congratulazioni, hai sbloccato un nuovo strumento. D'ora in poi potrei pulire la sporcizia usando il mocio. Abbiamo il mocio, signori miei. Come lo ciappo il mocio? Così, ok, lasciami la manina. Buongiorno, salve, salve, permesso, toc toc, buongiorno. Ma suo marito è uno sporcaccione. Ci è venuto a portare anche l'immondizia da voi, perfetto. Ok, allora, intanto buttiamo tutta questa ambaradan di cose che fanno schifo. Iniziamo a pulire. La sedia ora l'alziamo, continuiamo a levare l'immondizia. Ci ha portato proprio gli scatoli come si chiama? Del trasloco il marito. Cioè, il marito è venuto qui, ha riportato gli scatole del trasloco. Riesce a levarmi queste? No, devi levarmi le bottigliette. Perfetto. Questo? Per sollevare? No, apri questo, me lo puoi chiudere? Perfetto, l'abbiamo sistemato. Qui è tutto sporco, ora andiamo a pulire. Continuiamo a levare tutte le ciambrusaglie a terra. Qui c'è una lattina da levare. È carino come gioco, raga, è carino, dai, dobbiamo pulire la casa degli altri, proprio il sogno di una vita. Però il nostro Maullo farà questo e altro, signori miei. Io non voglio sapere cosa è successo in questo letto, raga. Che problema aveva tuo marito? Sì, ma no, non voglio fare domande. Non voglio fare domande. Qui sembra tutto in ordine, sì. Questo possiamo spostarli dopo. Salve. Ha portato anche delle riviste vecchie che andiamo a buttare. Ok, via questi scatoloni, via questi scatoloni, via questi scatoloni. Ora, tra un poco prenderemo il mocio, raga, e vedremo di sistemare tutto. Tieni premuto per sollevare. Vabbè, ma il divano lo mettiamo un poco più qui, magari così. Ecco, lascialo, zia. No, l'oggetto è tornato alla sua posizione precedente. Va bene, dopo vedremo qual è il problema. Salve, ah, questa è l'uscita dal giardino, ok. Perfetto, mi manca il bagno. Era meglio che non c'entravo qua nel bagno. Mamma mia, che schifo. Che schifo. Si è fatto pure il bagno tuo marito. Allora, se non ricordo male, dobbiamo prendere questo e con questo dovremmo poter iniziare a pulire. Addirittura. Neanche detersivo utilizziamo, raga. Pure sul lavello. Lo pulissiamo ovunque questo mocio, signori miei. Lo passiamo ovunque. Il mocio che pulisce l'impossibile. Ok, tieni premuto per cambiare o spostare gli oggetti. Riusciamo a prendere la mano? Allora, questo lo mettiamo da un'altra parte, lo mettiamo qui, che mi sta simpatico. Premi per posizionare, premi la rotellina. Ok, giralo, 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 giralo. Mamma mia, quanto ci sta già sto mobiletto. Giro, giro, giro. Oh, no, 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 no. Ok, giro e mettilo qua.
Per posizionare. Che carino. Ok, il bagno è sistemato, raga. Quantomeno il bagno l'abbiamo pulito. Chiudiamo la porta del bagno. Ok, passiamo alla camera da letto, che era abbastanza schifosa anche questa. Prendiamo il nostro super mojo che pulisce qualsiasi cosa senza nemmeno bisogno di un detersivo. Pure sul materasso. Porca miseria. Abbiamo un mojo con i controcavoli. Ok, qui sembrerebbe tutto pulito. Che poi dico io, la camera da letto c'ha la porta a vetri. Cioè, buh, parliamone. Pulisci qui, pulisci il tappetino, bellissimo. Nuovo punto abilità, accedi al tablet per scegliere cosa destinare al tuo punto abilità. Ok, lo vedremo dopo il discorso del punto abilità. Continuiamo a pulire qua il vomito a terra, che non so che cosa ci abbia fatto suo marito. Puliamo, puliamo, puliamo tutte cose, puliamo, puliamo, puliamo. Puliamo, puliamo tutto, puliamo i fornelli. Siamo delle Mary Poppins che puliscono tutte cose. Dai, dai, dai. Pulito anche lì. Ok, qui mi sembra che abbiamo pulito tutto. Sì, mi rimane da pulire qua. E poi dobbiamo dare una sistemata a tutto. Ah, vedi dove è il radiatore che manca? Si è portato il radiatore del salotto. Come ti guardi la televisione senza? D'ora in poi hai un tablet a tua disposizione. Premi quello lì per rimuovere o nasconderlo. Ti permetterà di comprare le cose. Perfetto, perfetto. Come fai a guardarti la televisione senza il radiatore, signori miei? Ma stiamo scherzando, stiamo scherzando, dico io. Allora, me lo dovresti ruotare un poco. Aspetta, non lo riesci a mettere lì così, perfetto. Ciappa la sedia, ciappa la gallina, ruota questa sedia così, perfetto. E me la piazzi un po' più qua. Ok, prendi questo vaso e glielo piazzi qua, perfetto. Prendi nuovamente il tavolo e lo metti un po' più. Riesci a metterlo un po' più qua, perfetto. E la sedia che era buttata a terra la recuperiamo. E la mettiamo qui. Gira, 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 gira. Ok. Il salotto è tornato normale, signori miei. Anche se questo divano fa abbastanza schifo. Però il salotto è tornato normale. Dovevamo l'unica cosa sistemare. Ah, ecco qua dietro. Che c'erano le candele che il marito giustamente le ha fatte volare. Non gli piacevano le candele. Ok. Dobbiamo semplicemente. Allora, se non ho capito male, fare così. Che è bello il nostro tablet. Questo. Ah, dobbiamo scegliere. Vista curata, mani veloci, lungo raggio, buon mojo, mojo ultra hype, getta i rifiuti nel tuo raggio, vedi parte dello sporco sulla minimappa, vedi maggior parte dello sporco sulla minimappa, vedi tutto lo sporco, dai, questo, voglio tutto lo sporco, ok, vedi parte dello sporco sulla minimappa, perfetto, ok. Ora, negozio, negozio, dobbiamo andare nel negozio, ci serve un radiatore, se lo scrivo direttamente così, radia. Radiatore però. Radiatore impianti. Sì, penso che sia questo. Non ho controllato, ma penso sia questo. Dimmi che è questo. Sì, è questo qua, ce l'ho a pennello. Ok. Ah, dobbiamo montarlo pure. Che spettacolo. E come si monta? Che devo fare? E che devo fare? Ah, lo devo mettere in posizione. Che cosa gazza, raga. Allora, io avevo visto dei video su YouTube, ma non mi ricordavo che fosse così. Così bello. Dai, ok. Zia, ti abbiamo sistemato il radiatore. Ti puoi guardare la televisione bella tranquilla. Toh, te l'ho pure aperto. Ok, d'ora in avanti puoi terminare un ordine non del tutto completato premendo invio. Ok, ma mi sembra che l'abbiamo sistemato, no? C'è qualcosa che non quadra qua. Cos'è che non quadra qua? Oh, c'è dello sporco sul tappetino. C'è dello sporco sul tappetino. Chiedo scusa, non avevo visto lo sporco sul tappetino. Con il mio magico mojo pulisci tutto, puliamo anche il. Ok, il tappetino sporco. Tutti gli ordini sono finiti, perfetto. Concludi l'ordine con invio. Invio. Eseguito al 100% l'ordine, puoi terminarlo ora per 655 euro. Sei sicuro? Termina, l'abbiamo finito. Ci hanno dato 655 euro per sistemare delle cose terribili. Va bene, ragazzuoli, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, se no è carino, andando avanti sbloccheremo sempre più cose, la nostra topaia, la nostra piccola topaia ce la sistemeremo, c'è rimasto il mobile qua fuori, mi sono dimenticato il mobile qua fuori, va bene, non fa nulla, e, ce la sistemeremo più avanti che andremo nel gioco, se il gioco vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti con i like e sostenete la serie, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto, bella raga, ciao!